Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati in compagnia del signor Ferre. Un altro saluto anche da Ferre, quindi non solo uno da Gigi. Quindi doppio saluto per voi quest'oggi ragazzi. Allora, come li trattiamo bene. Ma chi vi fa un doppio saluto in questo modo nell'intro? Coccolati, coccolati. Veramente. E coccolati anche perché boom, cioè raga, inizia il video, già vi spoilero il nuovo brawler che è qui praticamente sopra a noi, il signor Grom. Che sarà un nuovo brawler epico. Ci sarà la sua sfida dedicata per provare a sbloccarlo gratis, ma magari poi dopo ne parleremo meglio. Mentre poi vedete al suo fianco altri due bei brawler che conosciamo bene, ovvero Dynamike e Bombardino. Vedete, voi vedete più o meno. Ok, stai facendo il cosplay di Grom, immagino. Sì, esatto. Infatti adesso volevo, con una biro quasi quasi mi faccio un attimino due... No, però anche le sopracciglia poi ti devi ricordare, eh? C'ho anche quelle. Ah, le sopracciglia, sì. Ma è, come idea è bellissimo, cioè io non so, sai che tipo quest'anno hanno mandato la sciarpa di Edgar, prossimo anno il cappuccio di Grom. Beh, non sarebbe male, eh? Non sarebbe male. Tanta roba. Detto questo, ragazzi, io ovviamente vi ricordo di lasciare un bel mi piace per supportare questi sneak peek di Brawl Stars. Ovviamente nei prossimi giorni ne usciranno altri, sul canale di Ferre sono già usciti, vi lascio il link in descrizione. Mi raccomando ragazzuoli, anche i codici, codice Ferre per supportare il signor Ferre, codice GGYT per supportare il sottoscritto. E oggi andremo anche a provare la nuova modalità duelli, che sembra molto interessante. Ci andremo a sfidare con tutti i lanciatori proprio per provare le nuove skin e il nuovo brawler. Andremo poi a vedere mano a mano anche, anzi no, ti dico una cosa signor Ferre, leggiamo subito gadget e abilità stellare? Direi. Guardi, io seguo lei a nastro, signor Gigi. Ok. Vada lei. Allora, leggiamo il gadget, che anch'io non l'ho ancora letto, che si chiama torretta d'osservazione. Ok. Interessante. Con l'attivazione del gadget, Grom estrae dalla gromba una torretta che permette agli alleati di vedere tra i cespugli un ampio raggio d'azione. Ah, di vedere nei cespugli? Sì. Sì, molto interessante. Però da quello che ho capito è una torretta. Quindi se la torretta non perde vita, ora l'andremo a provare. Cioè, spotta solo i cespugli o anche tipo le torrette di Leon, queste cose qua? Sarebbe da provare. Però Poi facciamo un test. Sì, è vero. Dopo magari facciamo un test. Mi è piaciuta questa sua domanda, signor Ferre. È molto intuitivo. Complimenti, ne faccio i complimenti. Grazie. Anche a scuola mi facevano sempre questi complimenti qua. Sono contento. Poi, prima abilità stellare, ronda scatenata. Quando la super è carica, la velocità di movimento di Grom aumenta del 15%. Ok. Vabbè, quindi direi che l'equipaggiamento della velocità glielo vado anche a togliere. Ok. Va bene. E poi, impatto extra, che questa mi sembrava la più interessante, ovvero le scie esplosive causate dall'attacco base di Grom infliggono fino al 30% di danni in più in base alla distanza dal punto di impatto. Quindi immagino che più poi siano vicine, più facciano danno. Infatti. C'ha, insomma, non è male. Un bel brawlerino. Infatti adesso sto cercando di capire come equipaggiarlo, però esotico, mi ispira. Detto questo, ragazzi, poi ci sarà la skin di Dynamike che farà parte dei vari regali natalizi che sono già iniziati su Brawl Stars ogni giorno. Vi ricordiamo di entrare perché durano solo 24 ore. Ed era il 24 dicembre, proprio la vigilia, se non sbaglio, signor Ferre, giusto? Eh sì, ragazzi. Infatti a Natale, se non volete svegliarvi male, vedete di riscuotere la ricompensa di Dynamike, perché se no il regalo, anziché arrivare, se ne va, perché avete 24 ore per prenderlo e basta. Esatto, quindi mi raccomando. Io per esempio non so lei, signor Ferre, ma mi sono messo un promemoria tutti i giorni di entrare e riscuotere, perché magari entro pure su Brawl. La sveglia, sì, lo dimentico. Sì, infatti. Male. Bisogna assolutamente, non si può perdere un'occasione del genere. Assolutamente. E poi abbiamo Bombardino, che uscirà invece durante la stagione di gennaio o febbraio, quindi poi bisogna ancora vedere, che però costerà, signor Ferre, 149 gemme. Quindi passiamo da un Dynamike gratis a un Bombardino, 149 gemme. Vabbè. Mentre Grom, da quello che ho capito e ricordo, la sfida esce il 23 dicembre. Esatto. Detto questo, lei è pronto, signor Ferre? Possiamo mettere pronto? Io sono pronto come uno che risponde al telefono. Vado. Vado. Perché quando si dice il telefono dici pronto, no? Però, secondo te, perché si chiama duelli... La mappa, la modalità, se poi si gioca in tre qui. Non ho capito sta cosa. Io non rispondo neanche. Non rispondo neanche.
Allora, vediamo un po'. Oh, là. Ma è difficilissimo prendersi in uno contro uno. Ah, io mi... Ma guarda quanto è grossa la torretta! Ma cioè... What a torretta? Oh mio Dio, mi ha devastato. Sì, infatti ti ho colpito, sono abbastanza di brutto, soddisfatto. Di... Due volte. Ah, non è facile hittare con sto brawler, raga. Però non sembra neanche così male. Sicuramente per le 3v3. Non è troppo gentile. Hai visto? OMG, mi stai praticamente... Sì. Opa! GG, hai già masterato il nuovo brawler. Complimenti, signor Ferre. Rank 30 is coming. Esatto. Vai. Vediamo contro il buon vecchio Dynamite. Boom. Oh mio Dio, Madonna! Mio Dio. Mi hai preso, è devastante. Ma sei troppo forte con Grom, signor Ferre. Ma me lo diceva, non glielo facevo usare. Ma raga, ma Grom worka? Ma Grom sta workando? Madonna, ma solo con te, perché io mica sono riuscito a usarlo. Ma sai che cosa che ho notato? Che oh mio Dio. Se tu spingi proprio, cioè, se tu miri normalmente come fai con tutti i thrower, è così. Ma se tu allunghi bene, ha una gittata della madò. Ma quello sì. Ha dei tic. Mannaggia. Oh, fermati, cosa mi hai tirato il sake? Un pochino. Oh mio Dio. Pam. Raga. Vabbè, ragazzi, mi ha... Io raga, vi giuro, non è mai capitato in un video di GG di vincere. Mi ha devastato. È devastante. Quindi per il prossimo duello non andremo ad utilizzare Gro. No, lo andremo ad utilizzare, ma con le skin natalizie. Così vi diciamo anche come quando escono le skin natalizie. Detto questo, signor Ferre, GG. Passiamo alle skin natalizie. Guarda, ti permetto anche di scegliere prima la skin natalizia da utilizzare. Ci sono Spike, c'è Bo, ci sta Jackie, ci sta... Oddio, l'altro mi dimentico sempre. Jackie, Bo, Spike e Griff. Allora, io scelgo Spike, prima di tutto. Ai, bellissimo, ragazzi. Spike tronchetto, E io... E poi vado a lei, appunto. Vado a scegliere invece Bo Natale, che è bellissimo, ragazzi. Bo Natale, ok. E io vado a scegliere Griff. Ok, va bene. E io vado a scegliermi Jackie Postina di Natale. Let's go. Il mio Bo dovrebbe uscire il 16 dicembre e costerà 79 gemme. Ok, quindi direi che ci può anche stare. E Jackie direttamente il giorno dopo, il 17 dicembre, e costa sempre 79 gemme. Ok. Mentre i tuoi, signor Ferre, le tue skin? Allora, le mie skin sono rispettivamente Spike, che uscirà il 22, e costerà 49 gemme. Tanta roba. E poi c'è ovviamente Griff slitta, che non me lo ricordo. Allora sì, uscirà il 149 gemme e costerà 20 dicembre, esatto. Ok. Voi ce l'avete 20 dicembre nel vostro portafoglio, ragazzi? Ce l'avete un 20 dicembre? Segnate sul calendario 149 gemme. E tenetevi liberi per il 149 gemme. Tenetevi liberi, ragazzi. Gigione, dai, le porto un po' di sorriso. No, ma lei sta facendo il simpatico perché ha vinto. Metta pronto, venga a duello. Lei sta facendo il simpatico perché ha vinto, lo ammetta. Un pochino, andiamo. Sì. Allora, ho capito le sette vie di questo brawler. Mi sparo dritto per dritto, mo. Ma io non riesco ad usarlo. Più forte di me. Vai. Più forte di me. Attenzione, una hit lottata, ma anche lei. Attenzione. Oddio, per poco non mi prendeva. Qua ragazzi... No! Let's go, veramente. Oddio. Ragazzi, io dovevo lasciargli a vincere una, dai. Almeno una, signor Ferre. No, anzi, ragazzi, cioè, è proprio malissimo, perché mi ha proprio devastato. E oltretutto Spike, cioè, fa la stessa cosa praticamente come colpo, ma a meno gittata. Quindi lei mi spaccherà. Okay. Non ne sarei così sicuro, perché vede, lei mi pusha così in maniera aggressiva e non va bene. Ok? No, lei è pericolosa. Vediamo quanto è grossa sta ulti. No, non l'ho preso. Mo di nuovo sì. No, non ci credo di quanto. Sì, no. Let's go. È devastante, cioè, è broken davanti. È molto forte, eh. Ma anche in 1v1, non pensavo che in 1v1 potesse essere così forte. No. Ma subito così me la lascia con Griff. Ma cos'è?
Raga, no, è fortissimo. Cioè, è fortissimo. È veramente forte, ragazzi. Bisogna vedere nei 3v3, ma sembra molto forte, raga. Allora, detto questo, io rimarrei con questa schermata con Spike bellissimo col tronchetto e Griff che è praticamente una slitta, ragazzi, è qualcosa di spettacolare. Ringrazio ovviamente il signor Ferre per questo video, per la compagnia soprattutto. Vi ricordo ovviamente il codice Ferre per supportare anche lui nello shop in Brawl Stars, codice GGYT per supportare me. Lasciando me la rimprego, e la rimprego. Ok. E ovviamente andatevi a vedere i video anche sul suo canale. Trovate il link in descrizione. Detto questo, ragazzi, per noi è tutto. Ci troviamo domani con un prossimo qui sul mio canale. Ciao! Ciao belli!